Buongiorno, sono Deborah Ferrari, sono medico veterinario e istruttore cinofilo. Collaboro con ASEP a Porto Mantovano per i corsi di educazione cinofila. Visto che in questo periodo non possiamo uscire con i nostri cani, o perlomeno solo il minimo indispensabile per i loro bisogni, cerchiamo di trovare qualche idea per tenerci impegnati in casa insieme e divertirci senza esagerare, perché questo lungo periodo di quarantena ci obbliga a passare molto più tempo con i nostri cani, che ne sono felici, ma se li teniamo troppo impegnati rispetto al solito, quando finalmente finirà questa quarantena, si ritroveranno poverini spiazzati, perché ci saremo dedicati a loro tantissime ore nel corso della giornata. Tu, mi raccomando, dormi lì sul mio ginocchio. E quindi poi sarà più difficile per loro riabituarsi alla nostra assenza. Quindi teniamoli impegnati sì, ma piccole dosi, senza esagerare. Allora, il primo gioco che vi faccio vedere sfrutta delle cose che abbiamo in casa, quindi senza bisogno di andare a comprare niente di strano. Un vecchio asciugamano. Già li ferma, eh? Allora, per questo gioco ci serve questo vecchio asciugamano e qualche premietto. Possiamo utilizzare dei bocconcini, dei biscottini o anche parte delle crocchette quotidiane che diamo ai cani. Ricordiamoci che se iniziamo a utilizzare dei premi in cibo per farli divertire nel corso della giornata, tiriamo un po' indietro nella razione a fine giornata, altrimenti alla fine di questa quarantena i cani diventeranno obesi, e da veterinaria questo assolutamente non lo voglio, mi raccomando. Allora, abituiamo il cane la prima volta semplicemente a venire a prendere qualche premietto. Il cane vede mentre noi prepariamo, lei è ubbidiente e quindi sta ferma perché glielo sto chiedendo. Se i vostri cani non sanno stare fermi, teneteli fermi o fateli tenere da qualcuno. Quindi il cane vede che viene preparato e poi lo lasciamo libero, gli diciamo una parola che d'ora in poi sarà sempre la stessa. Io uso il già lì, cerca, bravissima, già lì, qui non ce ne sono più, molto brava, qui, dai 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 dai, forza, qui qui, dai, qui, seduta, terra, ferma. Ok, il passo successivo è quello di iniziare a nascondere un po' i premietti. Quindi faremo semplicemente una piccola piega, vedete che i premi sono proprio lì sul bordo, così il cane si abitua a venirli a cercare. Io adesso gliene metto solo uno, cerca! Molto brava, bravissima! Non diamo aiuti, quindi cerchiamo di rendere tutto molto molto facile all'inizio, così il cane capisce. Brava, ciccia, qui, qui, dai dai dai! Terra, ferma. E poi iniziamo a renderla un pochettino più complicata, quindi mettiamo un paio di giri. Cerca! Brava! Il cane può usare il muso per srotolare, ma se anche prende in bocca l'asciugamano e lo scuote e fa cadere i premietti, a noi va bene lo stesso. L'importante è che risolva il gioco. Molto brava, ciccia! Nel momento in cui ha trovato tutti i premietti, li hai già trovati tutti, sei stata brava. Già di qui, qui, terra, ferma. Quando ha trovato tutti i premietti, glielo togliamo in modo che il cane non passi il tempo a intrattenersi strappando l'asciugamano, perché non è questo quello che vogliamo ottenere. Il risultato finale è che man mano che il cane diventa esperto, possiamo rendere il gioco sempre più difficile andando ad arrotolare completamente, nascondendo nelle pieghe un sacco di premietti. Cerca! Lei usa il naso. Per il cane utilizzare il naso ha una valenza veramente ottima, perché è un'attività molto gratificante. I cani usano il naso nella stessa proporzione con cui noi usiamo gli occhi, più o meno, nella vita quotidiana. Quindi nella vita che li facciamo vivere normalmente i loro nasi sono poco stimolati, qua invece gli diamo possibilità un po' di esercitarsi. Brava la ciccia, bravissima! Già qui, qui. Terra. Molto brava. Un altro gioco che possiamo fare richiede l'utilizzo di semplicissimi bicchieri di carta di plastica. L'obiettivo di questo gioco è che il cane vada a
trovare i premietti nascosti lì sotto. La prima volta che lo facciamo, siccome i nostri cani non sono abituati, cerchiamo semplicemente ferma. C'ha ragione lei, perché stavo dicendo la parola, solo che non era perfetta, ma logicamente il cane riconosce il suono. Allora mettiamo i premietti vicino ai bicchieri, cerca. Molto brava. E togliamo subito i bicchieri, ecco, la riporta, in modo che il cane non si torni a distruggerli. Bravissima. Qui, già di qui. Seduta. Terra. Il passo successivo, no, già devi venire qua però, già di qui. Seduta. Terra. Brava. Il passo successivo è quello di mettere il premietto appoggiato sotto al bordo del bicchiere, vedete? In modo che sia lì visibile e che il cane così si abitua a spostare il bicchiere senza spaventarsi. Cerca! Bravissima! Molto brava! Giovi qui, 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 terra. L'obiettivo finale, man mano che il cane si abitua, è quello di nascondere i premietti sotto i bicchieri. Decidete voi come fare, se volete metterli allineati, se volete metterli ammucchiati, se volete metterli vicini o lontani, non ci interessa. L'importante è rendere stimolante il gioco per il cane. Cerca! Preciso, perché lei riporta e riordina sempre tutto. D'altronde è incrociata con un labrador, quindi è un retriever, è un cane da riporto, e quindi per lei la parte più bella del gioco è proprio quella di riportare. Allora, se vi è piaciuto questo video, vi sono piaciuti questi giochi, seguiteci sulla pagina di ASEP e cercate le mie pagine come medico veterinario educatore cinofilo Deborah Ferrari su Facebook e su Instagram DevVet, medico veterinario, educatore cinofilo. Grazie a tutti, ciao, buona giornata.